oggi video outfit perché è San Valentino alle porte e voglio dare anch'io il mio contributo, anche se a San Valentino non mi vestirò così perché sono a lavoro e quindi non posso andare a lavorare in questo modo, ecco. Però voglio farvi vedere le ultime cosine che ho acquistato da Zara. Sono andata a Milano ultimamente con una mia collega e in questo periodo mi sto flippando tantissimo per i blog di moda e i vari outfit, quindi magari prendo spunto da outfit che vedo nei vari blog e poi cerco di ricrearli un po' anch'io. Sono andata appunto a Milano, mi sono piaciute queste cosine e ho deciso di fare questo outfit che secondo me può essere veramente portabilissimo per San Valentino perché a mio parere è molto romantico. Questo vestitino mi piace davvero tantissimo e non pensavo potesse piacermi un vestito del genere, ecco. Comunque, sopra ho messo questo blazer. Questo è sempre un blazer di Zara, mi piace molto per il fatto che ha, non so se riuscirete a vederlo, questo particolare perché ha il risvoltino con l'interno rigato, diciamo, e quindi anche per me che comunque non ho delle maniche così lunghe, cioè le braccia così lunghe, devo risvoltarlo per forza, sta bene il risvolto, insomma. E poi è diciamo in tessuto, non saprei come dire, molto elasticizzato, ecco, è molto carino come blazer. Questo l'ho pagato 49 euro mi sembra e diciamo che sono quei capi che si possono utilizzare in 200.000 modi diversi, quindi magari vi farò vedere prossimamente un video outfit dove vi mostro un altro utilizzo di questo blazer, anzi l'utilizzo principale, poi quello che mi ero prefissata, ecco. Sotto invece ho voluto mettere questo abitino, sempre comprato da Zara, ed è un abitino jacquard. Mi piace tantissimo il pezzo sopra, diciamo, perché è molto sbracciato, non saprei come definirlo. Comunque vedete che ha questa strana forma qua sopra ed è veramente bellissimo perché qua stringe moltissimo e poi si apre a tulipano. E poi è molto bello anche il retro, perché vedete ha la zip e poi ha questa scollatura V profondissima che secondo me è veramente molto molto carina. Ora vi faccio vedere il sotto perché ho deciso di mettere delle calze coprenti nere e delle décolleté semplicissime col tacco. Per quanto riguarda le scarpe, eccole qua, sono appunto di Massimo Dutti, sono delle décolleté a punta ma non hanno una punta troppo decisa, ecco, che magari può non piacervi. Io invece me ne sono rinnamorata, devo essere sincera. Sono di un po' di tempo fa e mi piacciono tantissimo per la trama, non saprei dire, non so se si può dire pitonata, ecco, comunque tipo serpente, e mi piacciono davvero tantissimo. Poi sono carine perché hanno anche questo fiocchettino dietro che secondo me è molto molto carino, un tacco alto. Sono molto molto belle ma non comodissime, però io non faccio molto testo perché non porto tantissimo le scarpe col tacco. Devo fare diciamo un fioretto per quest'anno perché mi piacerebbe appunto riuscire a portarle un po' di più perché secondo me sono proprio segno di eleganza e femminilità, ma purtroppo portandole poco non sono molto capace, quindi mi sento un po' goffa e mi fanno subito male i piedi. Sicuramente ci sono scarpe più comode, quindi magari anche con un tacco più largo, però devo farci l'abitudine, ecco. Non abbiamo un gran feeling fra me e le scarpe col tacco, anche se comunque ne possiedo qualcuna. Per quanto riguarda invece il make up, ho deciso di concentrarmi sulle labbra e ho voluto utilizzare un rossetto rosso. Questo è un rossetto di Bella Oggi, è questo rossettino qua, ed è il numero 10, ve l'avevo già fatto vedere nel video dei rossetti rossi. È un rossetto che tende leggermente al rosa. Secondo me somiglia un po' al Diva di Dior, il Diorific Diva, ed è questo colore qua. È veramente fantastico anche per il fatto che ha questa punta un po' strana, non pensavo, ma in realtà è molto utile per quando si fanno appunto le parti più come dire, di precisione. Io riesco a utilizzarlo anche solo con questo, ovviamente faccio un po' fatica negli angoli delle labbra, però è molto molto bello ed è molto comodo e confortevole sulle labbra. E vi ripeto, è il Bella Oggi numero 10, passione o passionate, non saprei come dirlo.
Sopra ho applicato il mio gloss preferito del momento, che è il Lip Maximizer di Dior, e questo è veramente fantastico, ve lo straconsiglio, fatevelo provare perché per me è ottimo. È ottimo sia da solo, che ha soltanto un effetto molto rimpolpante e quell'effetto diciamo mentolato e molto molto lucido, che anche sopra i rossetti, come ho fatto appunto in questo caso, che dà un effetto vinilico, è veramente stratosferico, ecco. Poi invece per quanto riguarda il viso, ho applicato il fondotinta che praticamente utilizzo da un sacco di tempo, ed è il Luminous Silk Foundation di Giorgio Armani. È ottimo, non posso dire niente, è veramente il mio fondotinta del momento, perché l'avevo lasciato un po' da parte e poi ho iniziato di nuovo a riutilizzarlo perché l'effetto che fa è delizioso, ha un effetto molto luminoso sul viso e quindi è veramente fantastico. L'ho tamponato poi con la cipria di Chanel, che mi sono dimenticata di mostrarvela, comunque ce l'ho di là, vi metto magari il link o una foto di quale cipria vi sto parlando. Comunque la cipria in polvere libera di Chanel. Poi per quanto riguarda invece le guance, ho utilizzato il fantastico Rosy Glow, ve ne ho già parlato mille milioni di volte e devo smetterla, però è veramente un prodotto ottimo, mi piace tantissimo perché si fonde proprio con l'incarnato e dà questo effetto, come dire, salute, e mi piace tantissimo. Mentre invece per gli occhi sono stata molto leggera, ho utilizzato una matita all'interno dell'occhio, un po' di eyeliner per creare diciamo un pochino più l'effetto felino, ma neanche più di tanto, e come ombretto ho utilizzato questo semplicissimo ombretto di MAC che si chiama Blank Type, e anche questo vi straconsiglio perché è ottimo sia come base che come ombrettino in sé per sé. È un beigiolino e mi piace tantissimo, è veramente ottimo come ombretto, super super scadentissimo. E poi ultima cosa, la matita, il mascara, deliro anche, l'inimitabile di Chanel, un campioncino, perché io li strautilizzo, mi piacciono tantissimo i mascara in campioncino. Io ho l'inimitabile Intense nella versione Rouge Noir, questa è la versione diciamo nera, e mi piace tantissimo l'effetto sulle mie ciglia. Riescono, secondo me questi mascara di Chanel sono veramente molto validi, l'unica pecca è che dicono che durano veramente molto poco, si seccano facilmente. Ultima cosa, la borsa, spero di riuscire a farvela vedere. La borsa, voglio farvi un video a parte su questa borsa, perché voglio farvi vedere, perché è una borsa un po' particolare. Questa appunto è una borsa semplice a mano. Ha qui poi una finta fibbiettina sul davanti e è fatta molto bene perché ha anche le clip per appunto mettere i cosi penzolanti che io odio tanto delle borse, qui ci sono le clip e si apre in questo modo, è molto molto carina. La particolarità di questa borsa però è un'altra, perché è una borsa che si può cambiare. Magari appunto vi faccio un video a parte dove vi parlo solo di questo, perché è una borsa che praticamente uno va a togliere la cover, mettiamola così, e quindi si può intercambiare mille milioni di modi, perché ci sono tantissime cover disponibili, io ne ho un po' e magari ve le faccio vedere. Comunque questa è la particolarità, nel senso che si può proprio completamente sfoderare e mettere una cover nuova, in modo da avere una borsa diversa ogni volta. È un'idea secondo me carinissima. Questa borsa si chiama Mieke Bag, o Mieke, non so come venga pronunciato, ecco, so che me l'ha presa mio zio dal Canada, questo già un po' di tempo fa, però sono sicura che le vendono ancora, non so se spediscono in Italia o se ci sono altri marchi che fanno questo tipo di borse, ma secondo me è un'idea veramente carinissima, perché con una borsa sola, comprando poi le varie cover, ecco, si possono fare tantissime borse. E niente, questo era il video outfit di San Valentino, spero vi sia piaciuto, scusate se le luci non sono diciamo ben posizionate, piuttosto che il montaggio sarà quel che sarà, ma vi ripeto, con la fotocamera è proprio diversissimo. Io ero abituata con la videocamera, ma per fare dei video con una risoluzione migliore devo appoggiarmi alla fotocamera, e non riuscire a vedermi dall'altro lato è proprio, secondo me, terribile, ecco. E niente, comunque
Spero vi sia piaciuto. Se avete delle domande, ovviamente scrivetemele qua sotto. Se avete dei consigli da darmi, ditemelo. E non so cosa dire, comunque buon San Valentino. Un bacione, ciao!